Vi piacciono i retro game e i retro computer? Allora questo video fa per voi. Ciao, bentornati nel bunker di MPV Blog. Oggi parliamo di retro computer e retro game. Un mio amico youtuber che si chiama Marco Morelli del canale MTNT mi ha spedito un pacco gigantesco dove dentro c'è qualcosa di molto interessante e mi ha mandato anche un video messaggio. Guardiamolo. Ciao Marco, brevemente ti spiego come sono riuscito ad avere questi accessori. In pratica mi sono stati regalati questi due cabinati fine anni 90, venivano buttati e li ho ritirati. Come puoi vedere hanno il monitor CRT. In pratica non ho fatto altro che smontare il computer contenuti all'interno dei cabinati, dove all'interno ovviamente risiede il software per gestire il videogioco. Se vorrai venirmi a trovare nel mio canale, io ti aspetto. Un saluto. La cosa mi sembra molto interessante. Vado subito ad aprire questo pacco. La vedo un po' complicata. Mamma mia, che casino che viene fuori. Allora, questo è un touchscreen. Un touchscreen curvo? Un touchscreen curvo per il monitor CRT. Purtroppo penso che non funzioni, che sia rotto da qualche parte. Sì, infatti, c'è un pezzo di... Vabbè, vedremo. Poi, vediamo cosa c'è qua. Non lo so cosa possa essere questo, non lo so. Questo deve essere il computer. No, è un'altra scatola, all'interno della scatola. Ecco, vediamo se riesco a versarne il meno possibile. E questa altra scatola. E poi c'è questo. Photoplay. Sarà la dongle da attaccare sulla porta parallela per attivare il software. Questo è un computer uscito direttamente da un videogioco, è del 1999, quindi dentro ci sarà un Pentium, un 486, comunque qui dietro c'è una valanga di interfacce. Da questa parte qui c'è l'hard disk estraibile con il software. Cacciaviti di merda! Ta-da! Che computer sarà? Non si sa! Boh, sarà un 486, che roba sarà? Là sotto dove c'è scritto Cooler Master c'è il processore, la tastiera con ingresso DIN, 4 MB di memoria, Edo SIM da 4 MB. Mamma mia, che tuffo indietro nel tempo. E poi ci sono delle schede, chi lo sa, le vedo un po' sganasciate. Vediamo le ste schede, dai. Questa qui è Shirtless Logic, questa qui deve essere la scheda video per forza. Questa è una VGA, la VGA PCI. È capace ci avrà 4 MB di memoria sta scheda video qui. Perché questa è messa male, come scheda. Secondo me questa è la scheda del touchscreen. Non lo so, questo segnino qui mi lascia intendere che sia del touchscreen, non lo so. Però è messa un po' male perché ha preso un colpo qua giù. E c'è questo qui che sembrerebbe proprio una porta seriale fatta per il touchscreen. A quel tempo sul PC non c'era il plug and play sulle schede ISA. E qui ci sono tutti i settaggi per gli RQ vari, insomma gli indirizzi di memoria. E questa cosa sarà? Una scheda audio ISA? Perché ha dimorti tantissimi connettori. Eh sì, sicuramente è una scheda audio ESS Audio Drive, eccolo qua, una scheda audio ISA, c'è anche l'uscita amplificata, questo è un amplificatore, quindi le uscite qui sono direttamente collegabili ad una cassa acustica. Questo è proprio un amplificatore della Philips, è un TDA 1517. Le prime schede audio avevano proprio l'amplificatore a bordo, potevano pilotare direttamente le casse acustiche. Enhanced BIOS, il BIOS molto piccolino, devo dire. Poi questa c'ha anche a bordo la porta parallela e la porta seriale. Ma sulle schede audio c'era proprio la porta joystick. E anche qui ci sono tutti gli switch per settare appunto gli indirizzi di memoria, gli RQ. Ma questa sarà sicuramente a 8 bit. Oddio! Secondo me questo qui è un 486. Per me è un 486 di X2. Però voglio andare a vedere qui questo disco qua. Ho smontato gli hard disk dai loro cassettini. E vedete qui Original Update 98.1. Numero di licenza anche addirittura, perché questo è il software suo originale. Sono dischi IDE. Per collegare gli hard disk al volo sto usando questo adattatore che ha l'IDE per i 3,5 pollici, 2,5 pollici e anche SATA. Quindi questo qui va collegato qua giù, così, l'alimentazione, dopodiché si accende e il computer lo dovrebbe riconoscere. Il disco è partito, ma so già che uno di questi due non funziona perché me l'ha detto il ragazzo che me li ha spediti.
andiamo a vedere con Partition Wizard. Allora, questo lo vede, 1,5 GB di dati. Vediamo cosa c'è dentro. Disco di, eccolo qua, autopts.bat, config.pts. Questo non è il DOS normale, questo deve essere un DOS, boh, chissà che roba è. PTS DOS, col touchscreen, touch init bat, touchscreen, elo dev. Qua giù ci sono tutti i parametri per far funzionare il touchscreen, che ovviamente non funzionerà perché è rotto. Quindi questo funziona e io faccio subito una bella copia con il ghost. E ora vediamo questo qui. Sicuramente questo non funziona perché uno dei due era rotto, quindi parte, però è morto proprio, è morta la scheda qui sotto. Vabbè, semmai un'ulteriore prova la faccio dopo collegandolo proprio al computer, sempre ammesso che parta. Anzi, andiamo un po' a vedere. Qui c'è ancora della roba da aprire. Ci sono i cavi, questa dovrebbe essere la chiavetta che sblocca il software. Ci rimetto dentro il suo disco, quello che funziona ovviamente. Questi dei dischi estraibili negli anni 90 era una figata colossale. Tum! Che figata che era. Che tempi. Ci sarebbe da farsi due risate su queste cose, ma io con questi computer ci lavoravo. Questo è il mio studio nel 1996. Io ho lavorato con Windows per Workgroup 3.11, Windows 95, e in quegli anni ho avuto la fortuna di fare questo spot pubblicitario. È arrivato. È Nintendo 64. Oltre l'immaginabile 64 bit. Nintendo 64 cambia per sempre il tuo modo di giocare. Controller rivoluzionario per navigare a 360 gradi in un vero mondo tridimensionale. Più definizioni, più velocità. Nintendo 64, il futuro è qui, ora. Nintendo 64, l'originale con 2 anni di garanzia solo da chip. Voi non avete idea cosa vuol dire aver fatto questa roba qui su un Pentium 90. Questo spot è stato registrato con l'AV Master. E io ho ancora tutti i file. E infatti mi sono messo un po' a curiosare qui fra i modelli che avevo fatto a quel tempo. E non so veramente come ho fatto a fare questa roba sotto DOS col 3D Studio Max, che non aveva neanche un'interfaccia così. Non potevi vedere niente di quello che facevi. Lo vedevi quando l'avevi renderizzato. Magari in un altro video potrebbe essere interessante vedere come facevo al tempo a fare questi spot pubblicitari, perché non lo so nemmeno io. Comunque, chiusa parentesi, andiamo avanti. Questa roba, vediamo che c'è dentro qua. Questa dovrebbe essere la gettoniera. Ci vedo scritto banconote. Ora mi apro sicuramente una mano. No, canzo. Quello che risucchia soldi. Ah, scan di qua, vedi? Chissà come cappero funziona. Ci deve essere uno scanner dentro a questo arnese qua. Questo si apre, non me ne ero mica accorto. C'è proprio uno scanner dentro, guarda. Questo è proprio uno scanner. Questo è uno scanner e dalla parte di qua c'è il motore che tira dentro i soldi. Run e teach. Praticamente così impara a riconoscere le banconote e poi dopo lo metti sul run e praticamente le banconote che ha imparato a leggere te le legge, boh. Ad ogni modo, vediamo cos'è questo qui. Vediamo cosa è. Giustamente, la gettoniera normale. Tipo quella che c'è nel jukebox, ma ovviamente molto più moderna. Il discriminatore qui dentro, i soldini entrano da qua, vanno a finire qui e li sputa fuori da qua, da qualche parte sotto qua. Qui c'è altra roba ancora, dovrebbero essere tutti i cavi per collegare le gettoniere. Mamma mia. Oi. Secondo me questa è la roba del touchscreen. Questa spina qua entra qui. Bisognerebbe vedere però la direzione. Chissà se è così. Boh. Questo qui è quello che porta i collegamenti al pannello del joystick, perché l'altro ha tipo una porta parallela qua, o una seriale grande, o non so qual è, con questi due cavi, con questi due connettori che sembra che vadino proprio qua. Tipo questo qui va qui. Questo è quello della gettoniera di sicuro. Vediamo se questo va da qualche parte qui. Sì, c'è l'attacco proprio qua. Quindi questi ce l'abbiamo collegati tranquillamente. Il touchscreen è rotto. Questo sarebbe il touchscreen. È un touchscreen per uno schermo CRT, quindi un touchscreen curvo. Allora, l'unico posto dove si può collegare questa roba qua sembrerebbe questa porta qui, che è collegata con questa scheda qua giù, che è la scheda audio anche. Ma non credo che faccia solo da scheda audio. Questo va qua. Questo qui è stato attaccato proprio sulla seriale del computer. Volendo posso collegare anche il cavo del touchscreen a questo slot qui. Collegato tutto tranne questo del touchscreen che non ho. Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo un pochino se questo computer si accende più che altro. Sicuramente perché il computer possa funzionare ci va inserita la chiave di decriptazione del software, che a quanto pare è su porta parallela. Ad ogni modo va qua.
Per il monitor c'è la VGA, quindi il monitor si fa proprio presto. La tastiera invece la collego con questo adattatore DIN PS2 e per il mouse mi servirà un mouse seriale, ma intanto vediamo se si accende il computer. Questo è un computer a T, quindi la scheda madre non ha un tasto di accensione e purtroppo non c'è un tasto di accensione neanche sul case. Quindi 3, 2, 1... È partito! È partito! Award Software! No! Non ci credo! Boot disk failure. Insert system disk and press enter. Non vede l'hard disk, però il computer si è acceso. È un 486DX4 a 100 MHz, incredibile. Control Alt Cancel, funziona la tastiera. 11 luglio 2020. Questo coso ha continuato a funzionare con la batteria tampone fino ad oggi? Allora, ve la faccio breve. Il sistema operativo che c'è dentro, PTS-DOS, non si avvia. E anche il computer ad un certo punto ha smesso di funzionare. Maremma assassina Caneo, ma perché? Allora ho smontato l'alimentatore, anche perché alimentatori AT non ce n'ho neanche uno. L'ho pulito completamente, l'ho ricollegato e il computer si è rianimato. Oh, ok. A questo punto ho deciso di smontare tutto il computer. Ma poi tutte queste minchie di spine di merda di... Ma cos'è sto casino di fili? E di pulirlo tutto per bene. Guardate un po' fra la CPU e l'aletta di raffreddamento. Niente. Quindi ho provveduto io e poi ho cambiato anche la ventola. E ho rimontato tutto il computer per vedere se riesco ad arrivare in fondo a questa storia. Allora ho rimontato tutto il computer e ci ho infilato dentro il suo disco con il sistema operativo suo originale ripristinato. Poi ci ho messo anche un lettore di floppy disk perché potrebbe essere utile per entrare dentro il sistema. E il sistema operativo che hanno usato è particolare perché è il PTS-DOS, che è un clone dell'MS-DOS fatto dai russi. Ma che c'entrano i russi con una roba fatta in Germania? Ma che chi è il telefono? Pronto? Pronto? Come cazzo si fa qui? Ma poi non è nemmeno un telefono. Putin! Pronto? Ma che cazzo è? Un Bluetooth? È Putin. Ma come si fa? Pronto? No, ma che cacchio? Non ce l'ho 10 euro. Non ce l'ho 10 euro, ti dico, non ce l'ho. Ok, 3, 2, 1. Non va. Non ho collegato la corrente. Come non è collegata? 3, 2, 1. Olè, partito. Vediamo se riconosce l'hard disk. L'ha preso, l'ha riconosciuto. Vediamo se parte il sistema operativo. E non parte, infatti resta fermo qui così come anche prima. Allora proviamo con il disco DOS. Facciamo il boot dal dischetto, così vediamo che cavolo c'è dentro a questo disco che non va. Autopts.bat config.pts. Questo qui è il PTS-DOS. Ma perché? Perché? Autopts.bat. Vediamo che cavolo succede. Oh, che cacchio, hash, ok, funziona? No, non ci credo, va. E ora che succede? Oh, non ci credo, va. No, non ci credo, cioè, così è troppo semplice. Posso vedere di far funzionare il mouse. Ta-ta, dischetto per il mouse. Vai, vediamo se funziona. Mouse, installato su COM4, vai. Secondo me va anche col mouse, eh. Ecco, quindi... Sembrava troppo bello. Vuole il touchscreen? Perché prima ha funzionato e ora no? Ripartiamo senza il driver del mouse, che sono curioso. Non vuole il mouse. Perché giustamente in una sala giochi, se uno arriva con un mouse e lo infila, l'attacca dietro... Ma come cacchio fai? Comunque è protetto contro l'uso del mouse. Praticamente ci devo collegare di legge il touchscreen. Il problema di questo touchscreen che è capacitivo è che ha delle piste rotte. Quelle dalla parte esterna sono ancora tutte integre. La pista invece che collega tutta l'armatura interna è tutta spezzettata e rotta e quindi non fa contatto e il touchscreen non funziona. Quindi su Amazon ho comprato questo nastro in rame conduttivo che dovrebbe essere conduttivo da entrambi i lati. Ora vado a fare anche una prova. Se funziona forse posso riparare il touchscreen ricostruendo le piste. Vediamo un po' se effettivamente questo coso conduce da tutte e due le parti. Ah, questo qui si srotola tutto questo. Porca miseria, come si fa? Allora va tenuto dentro la sua bustina per forza, perché sennò questo si srotola completamente tutto, eh. Quindi questa qui è la parte appiccicosa, dove c'è il collante, e questa di qua è la parte normale. Quindi vediamo un pochino. La parte appiccicosa la appiccico qui sul puntale, direttamente così. Vediamo se conduce da tutte e due le parti. Sì! Alla grande! Conduce anche dalla parte appiccicosa. È conduttivo anche il collante, non c'è storia.
Ok, allora posso provare a ricostruire quelle piste lì. Prima di continuare però ho dovuto pulire tutto il touchscreen, stando attento a non danneggiare l'armatura interna conduttiva trasparente, che è molto fragile. Una volta tolto tutto l'appiccicume che c'era fuori e dentro il touchscreen, con la santa pazienza che non ho, mi sono messo lì a ricostruire tutta la pista che gira tutta intorno al vetro. Però con questo nastro di rame devo dire che è stato abbastanza semplice. E ora vediamo se ha funzionato. Quindi da questo angolo qui a questo angolo qua... va alla grande. Vediamo un po' qui. Abbiamo 150. Al centro 200 e qualcosa. E qua giù 196, ecco. Va bene, i valori più o meno sono a posto. Ora c'è soltanto da collegarlo al controller e sperare che funzioni. E mi sa tanto che funziona, perché quando tocco il touchscreen qua giù il diodo LED lampeggia. No! Ragazzi, va, funziona. Guarda un po', funziona il touchscreen. Non ci credo. Va anche l'audio! No! No, incredibile! Ora però questo coso non mi torna sullo schermo. Come faccio a farlo funzionare? Ma andare a casa, te. Non so. Ecco, ho cliccato lì, su aiuto. Sto cliccando su aiuto. Ragazzi, funziona il touchscreen. Ci infilo 5 euro, vediamo un po'. Non me li piglia. Non li legge. Vabbè, questo affare qui si deve essere sprogrammato sicuramente, però c'è un sistema per riprogrammarlo. Qui c'è un tasto con scritto Teach, insegna, e sotto c'è scritto Run, quindi vuol dire che se lo metto sopra qua giù gli posso insegnare a riconoscere le banconote. E con questo si dovrebbe poter selezionare il livello della banconota. Comunque proviamo ad insegnargli 5 euro sul low. Quindi ora glieli provo a passare dentro in tutte le direzioni. Vediamo un po'. 1... lo giro 2, poi dal lato opposto 3, e poi dal lato opposto ancora. Ha lampeggiato completamente, secondo me l'ha presi 5 euro. Ha funzionato. Ora, a parte che il touchscreen andrà calibrato, ma a questo punto voglio vedere se trasferisco il sistema MS-DOS direttamente sull'hard disk, in modo che questo coso funzioni tranquillamente, lo possa chiudere e via, e poi magari ci faccio sorte, faccio pagare. Tran tran, lo metto qui fuori, arriva la gente, vai con soldi, olè! Questi sono soldi veri, mica quelli che faccio con YouTube. Dove? Ma dove cazzo voglio andare? Va bene, mi sono messo ad installare l'MS-DOS sull'hard disk. Sembrava facile, come no? Nel frattempo che formatta il disco pettino Rosalba, la pettinatina. E invece ragazzi, ci ho lavorato 4 ore di fila, non riuscivo a fare il boot dall'MS-DOS dall'hard disk. Errore. Oddio. Ma io non sono uno che si arrende, ho fatto una valanga di tentativi e alla fine ce l'ho fatta. Perfetto. Ah, 7.1, installato il 7.1, vabbè, perfetto uguale. Ok, ora ci va copiato dentro tutto il sistema di prima. Visto che questo computer è talmente vecchio che non è compatibile neanche con un lettore CD-ROM, ho copiato tutti i file su questa CF card e l'ho usata come se fosse un hard disk slave. Quindi dal DOS con il comando xcopy ho copiato tutti i file dalla CF card dentro il disco C. E mentre il sistema operativo finiva di ricaricarsi, io mi sono messo ad appiccicare il touchscreen su questo televisore CRT. Oh, pesa 100 kg. Allora, a questo punto ho rimontato il Fan World. Vi faccio vedere come è collegato. Qui c'è una miriade di cavi. Questo qui è il cavo di servizio, a quanto ho capito, che praticamente permette di entrare nel menu di servizio per andare a spippolare. Poi c'è il cavo che va al touchscreen, che è collegato qua dietro il televisore, che poi è collegato a tutto il touchscreen davanti. Il cavo VGA, che è collegato al convertitore VGA to PAL, dal quale esce il video composito, che è collegato al televisore. Abbiamo i cavi che collegano le due gettoniere alle gettoniere, eccole qui. E poi c'è l'uscita della scheda audio, che è collegata con questo computer qui, che registra tutto l'audio e lo fa sentire sulle casse Sputnik. Metto in registrazione l'audio. Ta. E poi proviamo a vedere se funziona. Olè. Si dovrebbe accendere, dovrebbe partire. Vediamo un po'. 4 MB di RAM. Ma come un 486 con 4 MB di RAM? Ma come fa a funzionare? Tiè, beccatelo. Eccolo lì. Ho già perso 2 euro da prima. Vabbè, non importa. Mettiamoci. Dov'è? Ma ha fregato sordi. Facciamo scherzi. Che mi culi sordi, eh?
Benvenuti. Benvenuti sì, t'ho schioccato 23 euro, vaffanculo, merdacciali. Sai Oswald, ce ne metti altri 5 perché mi fai pena. Ce ne schiocca altri 5 ancora. Ce ne metti altri 5, va, 38 euro sono troppi poi, andiamo più su, ancora ancora. E poi arrivarci qua, li supero, più di 50 euro, sin fin, mai successo in vita. Grazie. Ci credo, grazie. 53 euro, l'ha mai visti te 53 euro? Dove l'ha mai visti 53 euro te? No, a me mi sa che l'ha visti anche di più. Fai vedere, con questo tastino magico qui si dovrebbe entrare nel menu di servizio. Statistiche dei giochi, 20° anniversario è 35%, Fan Towers 17, quali sono i giochi più gettonati, più usati dagli utenti? Exit, madonna, ma funziona perfettamente il touchscreen, è incredibile! Grado di utilizzazione di photoplay, ok? Guarda là, tu, mese, settimana, anno. Questo è entrato in funzione nel 2006 e basta allora. Da aprile 2006, dicembre 2007 è stato praticamente in funzione dall'aprile del 2006 all'ottobre del 2007 e poi l'hanno spento. Quindi una calibratina al touchscreen io gliela darei. Ecco cos'era questa schermata, hai visto? Andiamo di metterci bene in linea. 1, 2, vediamo. Ma ti rendi conto come ti ho riparato il touchscreen? Poi questo è un touchscreen capacitivo come quello che abbiamo oggi negli smartphone, ma questo qui è del 1994. Quindi con questo nastro in rame conduttivo sono riuscito a riparare perfettamente tutte le piste che ci sono qui dietro al touchscreen e ora funziona alla perfezione. Italia Fan Quiz. Italia! Chi commissionò a Caravaggio la circonfrizione di San Pietro? Ma cosa cazzo mi state a chiedere? Vittorio Sgarbi, va. A cosa si accompagna tradizionalmente il Vinsanto? Ai cantuccini. Quale dei seguenti film non è stato diretto da Bernardo Bertolucci? Ah, sega la tigre e leo. Zan zan. Quale prestigioso titolo ha vinto per questo bischero chi è? Miglior arbitro. Ah sì? Cattolica di stilo? Cos'è? Bizantina. Ma come faccio a indovinarne nessuno una? Le sto tirando a caso. Ta-ta-ta, Eurovisione! Coppa del nonno! No, non me 4. Merdona. Merdona. Non ho più sapere. L'ho sconfitto tutti. Merdona, l'ho sconfitti tutti. Sono una merdona, guarda là. E la merdona ha vinto! Non solo ho vinto il gioco, che non so come ho fatto, ma ho fatto anche rifunzionare questo computer e soprattutto ho fatto funzionare il touchscreen con il mitico nastro in rame conduttivo su entrambi i lati. Tutte le cose che avete visto in questo video, se vi possono essere utili, le trovate linkate nella descrizione qui sotto al video. E sulle note dell'Inno d'Italia, non si potrebbe concludere meglio di così questo video, io vi ringrazio di averlo visto e mi raccomando, restate sani!